Sì, è una nostra caratteristica, sta diventando entrare tardi in campo e iniziare a giocare dal terzo set. Non è più la prima partita, è la sesta partita che giochiamo ed è la sesta partita che non entriamo in campo dall'inizio. È un problema di approccio alla partita e dobbiamo migliorare su questo, perché ci sono giornate dove recuperiamo, giornate dove non recuperiamo come oggi. La squadra comunque alla fine è riuscita a esprimersi un po' meglio rispetto all'inizio, dove abbiamo dato il peggio di noi stesse, ecco. Deciso di puntare una squadra molto giovane, molto, molto inesperta, molto giovane ma soprattutto molto inesperta, tutta la prima volta che giocano alla Serie C, tutte che non si rendono neanche conto molte volte di dover fare anche tutti questi chilometri come oggi. Sono 220 chilometri per venire a giocare, non è semplice per ragazze abituate a giocare in zona di Gonnesa. È un bel gruppo volenteroso, un gruppo che lavora, è un gruppo che noi siamo partiti pensando di salvarci all'ultima giornata. Alla luce di quello che sta succedendo nel campionato abbiamo 9 punti in classifica e ci avremmo messo non una firma ma 1000 firme dopo 6 giornate. Abbiamo già incontrato squadre forti come Serargius, come San Giuseppe, come Castelsardo, come Alfieri. Ci abbiamo già incontrato 4 pretendenti a promozione playoff, ecco. Quindi avere 9 punti con un calendario così difficile, noi siamo molto, ma molto, ma molto soddisfatti di questo. La squadra è un gruppo di under 18 dove stiamo facendo il campionato under 18 e non nascondiamo le nostre intenzioni, la nostra voglia di vincerci il campionato under 18, ecco, questo sì.